Negozianti e parrucchieri sono pronti a ripartire dal 18 maggio, salvo sorprese si ricomincia, ma l'incertezza sulle linee guida non aiuta. Gianni Quagliarella. Pronto? Allora posso darti mercoledì 9:30? Mercoledì 20, 9:30. Confermato. Ti ringrazio, buona giornata. In questo salone di Matera l'elenco delle prenotazioni è già lungo così. Si sanifica il locale con attenzione particolare all'aria condizionata. Con i centri estetici saranno i parrucchieri, secondo le previsioni, a ripartire di slancio. Non c'è ancora chiarezza però sul nuovo modo di lavorare, come anche a Potenza, confida Maria Teresa. Non sappiamo come ci dobbiamo comportare, quanti clienti possiamo far entrare. Linee guida dell'INAIL tuttavia in ritardo e categoria spaesata, come da Melfi lamenta Nicola Cavuoti. Se consideriamo che lunedì dovremmo aprire, il protocollo ce lo danno venerdì sera, mi sembra proprio una cosa totalmente assurda. Dimentichiamoci poi le vecchie care abitudini, dal fidato barbiere a distanza pure le confidenze. Che chiacchiera, anche perché con la mascherina diciamo che tutto sommato è difficile. Nell'abbigliamento qualche premura in più per i clienti storici. Ho mandato dei messaggi ai miei clienti fidelizzati dicendo che sono disponibile ad appuntamenti fuori orario di apertura. Per i ristoranti c'è ancora da attendere, ma nel locale del centro storico di Potenza, 60 coperti prima del Covid, l'incertezza regna sovrana. Sappiamo della distanza, però linee certe non ne abbiamo ancora perché non abbiamo avuto nessuna comunicazione.